Petronilli, se intanto prendiamo gli ultimi posti che stiamo per iniziare. Io sono un giornalista, direttore di James Magazine, la rivista Orizzonte, che vedrete sparsa un po' dovunque. E ho l'onore di presentare uno degli chef più importanti che ci sono in Italia, Enrico Bartolini, a cui facciamo un grande applauso. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Enrico, lo conoscete tutti. Prima un applauso a Bruno, grazie. Ah, io non c'entro niente. Meno applausi a me però, vedi? Lo rifanno più bello adesso. No. Allora, Enrico Bartolini lo conoscete tutti, 3 stelle Michelin, Milano, Mudec, e una quantità di stelle sparse per l'Italia. Io ho perso il conto, a quante siamo arrivate? 13. Benvenuto in Umbria innanzitutto, chef, e vieni più spesso, apri magari un altro paio di posti in Umbria, così le nostre stelle aumentano. Senti, allora, presentiamo innanzitutto la ricetta, il nome, la spieghiamo e anche il concetto che c'è dietro a questa ricetta che ci presenti oggi. Allora, oggi innanzitutto grazie per avermi invitato, grazie a Cancelloni. Io sono molto sorpreso di vedere un contesto così ben organizzato, perché ho fatto un viaggio volentieri, ma sono sorpreso di essere stato accolto in un hotel molto ben organizzato, persone sorridenti, appassionate e questi stand meravigliosi, quindi dopo mi farò anche un giretto. Non mangerò molto, ma ho l'acquolina in bocca. Posso prima della ricetta raccontare due cosine? Assolutamente sì. Perché faremo un piatto, perché quando un cuoco non cucina sembra che non ha fatto niente, no? Allora, però non potendo assaggiare oggi vi volevo raccontare qualcosa, giusto per lasciare una testimonianza. Intanto grazie per avermi introdotto. È un piacere mio. Se hai delle domande io mi fermo. E... adesso intanto andiamo avanti, poi bene, sicuramente bene. Intervengo. Sì, vi racconto qualcosa di anche noioso, però almeno un'introduzione. Ho un bellissimo telecomando che funziona. Io ho iniziato qua, alle Robinie, il mio primo ristorante da imprenditore. Eravamo 3 cuochi, un cameriere e un lavapiatti. Con tanta voglia di fare, con l'entusiasmo di fare la ristorazione gourmet. Ho iniziato lì incosciente, perché ero in mezzo al niente. C'era l'azienda agricola, c'erano gli animali, le mucche, capretti, i maiali, e c'erano solo loro fino al venerdì sera. Quindi io parlavo con loro, ma i clienti non arrivavano, perché ero in mezzo al niente. Come sei arrivato lì? Tu sei di origine toscana, no? Sì, era un luogo che assomigliava un po' alla bucolicità che volevo, quindi in mezzo al verde, con l'azienda agricola, e senza fare un business plan o delle considerazioni commerciali, mi sono buttato col cuore in un posto, pensando che se fai delle cose buone la gente ci viene. È vero, perché il weekend questo succedeva, ma durante la settimana non era sostenibile. Quindi ho durato un po', diciamo 5 anni, poi era troppo faticoso e la scelta è stata dolorosa, ma ho preferito spostarmi in un luogo diverso che era sul casello dell'autostrada, quindi ho dimenticato il verde, ma almeno c'era la gente che mi rassicurava. Quando ero lì, nel 2008, ho avuto un premio che era il Giovane dell'Anno, che oggi lo vedo, guarda, mi emoziono quando lo rivivo, ma ho avuto premi più importanti, ma quello era il primo che, grazie a qualche articolo, ha fatto arrivare gente anche durante la settimana. L'ho fatto l'Espresso, l'ha fatto il Gambero Rosso, insomma, sono stati i primi anche in anticipo a investire su quello che stavo facendo. Cioè, era una cosa che valeva la pena incuriosirsi e andare a trovare. Lo racconto perché tanti ragazzi che iniziano oggi, in un'epoca diversa, al 2005-2010, quando ho iniziato io, questi momenti li possono rivivere un po' con la stessa intensità e credere che in questo tipo di percorso ci possa essere uno sbocco. La prima stella Michelin, vedete, bello sbarbato, non c'era la presentazione come oggi, facevano ogni 2 anni un evento a bordo di quell'anno a bordo della Costa Crociere, non quella di Schettino, era una Costa Crociere ancorata a Venezia, però un evento bellissimo. Era la prima volta che io mi sedevo con tanti colleghi, ci avevo davanti a tavola Pinchiorri, insomma, mi sentivo importante solo essere seduto lì. Quello è stato un momento che mi aspettavo una svolta pazzesca. C'è stata, però avevo così sudato fino a quel momento che non me ne sono accorto e non ho visto un incredibile cambiamento. Se qualcuno si annoia, alza la mano, ho anche delle barzellette pronte. Sono...
Mi sono trasferito nel 2010 appunto perché in mezzo al verde, lontano da tutto, in quell'epoca non arrivava gente. Allora ho scelto questo posto perché era già predisposto per poter funzionare. È diventato famoso negli anni per essere uno dei ristoranti da fuori più brutti d'Italia. Qualcuno lo definiva l'autogrill di lusso, perché era a bordo autostrada, si usciva, si faceva l'esperienza gastronomica e si ripartiva. Però dentro era ben organizzato, c'era lusso, e nel 2013 sono arrivate le due stelle Michelin. Che è l'anno in cui ci siamo conosciuti noi. In quell'anno sono successe delle cose che non mi aspettavo. Hanno iniziato alcuni operatori stranieri a chiamarmi per fare dei viaggi di promozione. Non ne parlo come business, perché ovviamente è migliorato. Ne parlo perché viaggiare mi ha insegnato molto. Cioè, prendere l'aereo, essere ospitati in un luogo bello, essere accolti, lo facevano così bene che lo facevano meglio di come l'avrei fatto io. E quindi mi hanno trasmesso dei buoni valori. Cioè, fare un viaggio in business class, che bello. Sì, però intanto essere coccolati fa vedere che da cliente stai così bene, provi delle emozioni che vorresti, quando sei tu l'operatore, trasmetterle allo stesso modo. E quindi questi, diciamo, lussi che mi hanno concesso lavorando mi hanno fatto venire voglia di trasmettere delle cose buone ai clienti. E quindi ho iniziato a concentrarmi un po' di più sul piacere di stare a tavola, su quello che in effetti è il nostro mestiere. Nel 2016 è successa una cosa che non mi aspettavo. Per fortuna è successa, però in quel momento io pensavo, ecco, adesso per la seconda volta rischio di fallire, perché era finalmente partito il business, avevo cambiato l'automobile dopo 10 anni, umilissima, però almeno l'avevo cambiata, perché il nostro mestiere le marginalità le lascia sempre dopo che abbiamo pagato i fornitori puntualmente, abbiamo pagato i dipendenti, abbiamo fatto i corsi HACCP, la sicurezza, abbiamo cambiato le sedie, si è rotto il forno. Poi alla fine rimane qualcosina, se uno non gioca d'azzardo, per poter investire sulla persona, la famiglia. E quindi questo senso di colpa, di peso, no? Ci sa tutti. Ero con l'anno dell'Expo, mi ero sentito fortunato perché avevamo lavorato tanto, fatto eventi, mi sentivo ricco. 1.000 euro di utile, ma io mi sentivo ricco. E mi arriva la disdetta che non mi avrebbero rinnovato l'affitto d'azienda che avevo in questo posto, quindi ho detto, bene, finalmente funziona, 2 stelle Michelin, 22 collaboratori, e ricominciamo da capo. Perché sennò saresti rimasto, te, vero? Cioè, avevi già in testa una riflessione che ho fatto. Però io mi sono non rassegnato, ma in tante occasioni, quando alcune relazioni si portano avanti nel tempo, io credo che in modo costante vadano apprezzate. Cioè, si analizzano i difetti, si analizzano i pregi, ci si concentra sui pregi e si cerca di migliorarle, non di distruggerle. A meno che uno non abbia elementi per dire stop. Però se una cosa è imperfetta, come era la relazione tra l'hotel e il ristorante in quel caso, non è detto che non si possa lavorare anche con qualcuno che ci è antipatico. Lo insegnano anche i corsi di Google, di finanza. Cioè, una persona antipatica non vuol dire che non è professionale. Ci si rapporta in modo professionale, quindi manca la complicità affettiva per fare delle cose ancora migliori, però avrei potuto continuare. Ci fossero stati gli elementi, non per interesse avido, ma avevamo ottenuto 2 stelle, eravamo in un luogo comunque che era diventato una destinazione, quindi perché no? Però in quel momento, niente, la disdetta, dovevo sbrigarmi, ho avuto un po' paura, e allora per paura ho aperto 8 ristoranti in pochi mesi, cioè tra marzo e settembre. Non avevo il denaro per farlo, però c'è ancora la 662, che se tu hai un certo tipo di volume di affari in acquisto di materie prime, attrezzature, se hai già investito, lo Stato ti garantisce gli interessi a tasso zero per partire. Quindi le banche, le attività che stavo conducendo in quel momento mi hanno aperto alcuni scenari, seppur in modo incosciente mi sono buttato e ho fatto un po' di cose. La prima era il MUDEC, dove Sebastian Ferrara e Davide Boglioli conducono il ristorante. E questo mi soffermo un attimo perché è l'headquarter,
in un museo, e ho scelto questa location non perché era la più bella tra quelle che avevo visto a Milano, dovendomi trasferire. Era la più fredda, però la componente umana avrebbe potuto accentuare il coinvolgimento verso gli ospiti. In più non avevo l'insegna, quindi ho azzardato un po', però ho detto, siccome per la prima volta in città con... è il forno, oggi i forni fanno anche le musichine di J-Lo, qui ci ha messo il telefono. Fermiamolo. È un segnale, insomma. No, volevo che il lavoro che facevano le persone all'interno di questa attività fosse rilevante. Quindi in una struttura con delle colonne o delle statue all'ingresso, con i soffitti alti e mosaici, ci avrebbe un po' distratti in quel momento. Non eravamo pronti a quel tipo di lusso. Allora abbiamo cercato di scaldare questo ambiente e il grosso lavoro è stato fatto sulla sala. Mentre la cucina da cuoco, insomma, siamo partiti prima, in un percorso di evoluzione, ognuno al suo, ognuno si sente perfetto, poi guardi il menù di ieri e lo guardi, dici, ah, ho fatto quella roba lì, sì, ma ieri eri convinto, oggi non ti piace. Quindi questa autocritica c'è sempre stata. In sala io per primo non ho investito da subito, però quando ho visto che c'era un grande ritorno nell'investire in sala, mi ci sono concentrato di più. E a Sebastien Ferrara, che prima era sommelier, poi aveva una buona attitudine, l'ho pregato di fare il direttore di sala perché aveva buon carattere, gli ho chiesto di collaborare con i suoi in un modo costruttivo. Lui mi diceva, per fare un buon lavoro bisogna essere almeno in 6 per 8 tavoli. E io ne vedevo 4 che non andavano d'accordo. Allora gli ho detto, bene, noi avremo budget per averne 6, però andate d'accordo in 4, la quinta persona viene introdotta quando si inserisce in un team affiatato, altrimenti si continua a far confusione. Il servizio magari vedi le braccia che girano, ma manca armonia, coordinamento. Si sono tolti un po' l'ego, tutti, questo va fatto tutti noi ogni mattina, hanno annullato la propria vanità, ma hanno fatto una vanità di squadra, e quindi tante cose che accadono durante il giorno li fanno sentire uniti. Ad esempio, a turno, adesso sono in 10, perché sono cresciuti bene, sono tutti molto giovani. Ognuno ogni giorno prepara un argomento, quindi si guarda il menù, cerca un ingrediente, fa una ricerca e la espone in lingua straniera ai colleghi. Sembra un lavoro quasi da dittatura, invece no. È il piacere di condividere delle cose, di creare degli spunti, di dare stimoli anche ai colleghi, non alla competizione, ma a collaborare, a aumentare il livello culturale di un team di lavoro. Prossimamente magari metteremo anche il biliardino nello spogliatoio, però questi sono gli elementi che da subito sono più coinvolgenti per tutti. Vado, se no ci si sta qui 3 ore. Ho aperto un ristorante a Bergamo che si chiama Casual e l'anno scorso l'abbiamo trasferito in una villa bellissima. Era un ristorante molto bello, con una stella Michelin. Galtarossa è un ragazzo favoloso che ha un'identità per me straordinaria. Ho trovato questa villa del 1500, che era una villa privata, abbiamo fatto 7 tavoli, è di una bellezza disarmante, e a Marco e Filippo ho chiesto se con me ci credevano, perché è un percorso lungo, far partire un ristorante con soli 7 tavoli ci vuole pazienza e anche un po' di spalle. Ci hanno creduto e adesso stanno lavorando bene, insomma, se vi capita di andarci a cena non mi dispiace, tutti non c'entrate, però un po' per volta sarebbe tanta roba. È raggiungibile, c'è il parcheggio, c'è la vista su Bergamo, c'è una città ben servita anche da Ryanair. Insomma. Adesso c'è il volo da Perugia, quindi è anche facile raggiungerla, sì. Bergamo. Poi c'è l'Andana, che è un resort della famiglia Moretti. È stato il primo rapporto di lavoro con una famiglia che ho avuto e mi sono imposto una regola. Lavorare con una famiglia vuol dire rispettare gli umori di una famiglia. E quindi, oltre alla professionalità, bisogna aggiungere la comprensione, il modo di proporsi ad una famiglia dove già devono andare d'accordo tra loro. Già se uno di fuori che si introduce, e quindi se il primo è tagliato fuori, se non fai le cose fatte bene. Quindi non essere ruffiani, però oggettivamente determinati e entrare in sintonia. C'è stata, questa sarà l'8ª stagione che facciamo insieme, è un posto magico, e Bruno fa un suo percorso legato alla brace, perché abbiamo
In questo posto c'è stato all'Inducasse all'apertura per 8 anni, poi ha mollato e Vittorio ha pensato di investire sulla mia figura, investire, cioè, mi paghi l'affitto, investo, insomma. No, scherzo, perché sta investendo comunque molto nel resort, ci tiene, e oltre all'alberetta, insomma, c'ha questo magnifico luogo in Maremma. Il Glam a Venezia è il posto dove io vado a osservare cosa succede più che a dare delle dritte. A livello gestionale mi impegna molto, però a livello creativo Donato Ascani è un maestro. Tra tutti i cuochi del nostro team è quello che ha una sua identità, una sua personalità ed è capace di dare valore alle cose, dà valore al mercato e lo condiziona. Cioè, io vado a Rialto con lui la mattina e vedo che i pescatori vogliono fare bella figura con lui, non con le centinaia di persone che vanno al banco, perché lui comunque è competente, severo, severo in senso buono, e questa disciplina la trasmette. Quindi il lavoro che si fa nella filiera, noi, è importante. Se noi diamo, quando si va al supermercato, se si compra l'insalata, quella lavata, nella bustina, va bene, però non dobbiamo lamentarci che non c'è quella un po' terrosa, più croccante, più saporita. Siamo noi ad aver generato un'esigenza di servizio della bustina prelavata. Se invece noi ricominciamo a chiedere l'altra e non compriamo quella, il mercato pian piano si evolve nella direzione che noi desideriamo. Quindi più che lamentarci dovremmo fare. Lui è uno che fa. 18 camere, 6 tavoli al ristorante, ha conquistato la seconda stella Michelin, non perché è un posto che gestisco io, ma davvero meritata, perché io esco di lì, ne avesse 3 per me sarebbe... giusto, ma non che voglio che prenda 3 stelle, cioè, non sarei sorpreso, perché nei piatti vedo tanta personalità. Non so se vale 3 stelle una, però per me ha un valore straordinario. Un altro maestro è Boffa, è la persona che conosco tra i giovani chef di talento più piemontese di tutti, perché lui ama il Piemonte, e questo mi rende fortunato, perché altrimenti sarebbe già a Parigi in qualche castello a guadagnare bene, a essere onorato, ma il Piemonte lo difende e nei piatti si trova una grande identità. Juan Quintero, insieme a Cossio, che è in Toscana, in Maremma, Juan è a San Felice, è di origine colombiana, porta il suo tocco italo-colombiano nel Chianti, davvero affascinante, ha una disciplina quasi francese con una creatività moderna. E poi sul sito c'è il booking, se qualcuno volesse contribuire, 3 figli, sì. A Milano c'è un altro, no scherzo, però c'è un altro ristorante, è stato un esperimento quasi, perché aprire un secondo ristorante nella stessa città, nonostante ogni quartiere abbia turisti e milanesi diversi dalle altre, volevo anche capire perché fai un secondo ristorante nella stessa città. È stato facile perché Michele Cobuzzi, che è pugliese, racconta la sua Puglia in un posto elegante che è attaccato a Porta Garibaldi, quindi non c'è confusione. Ecco. Un esperimento più bello ancora, esperienza, è stata San Pantaleo, un piccolo borgo sopra Porto Cervo, con la famiglia Bergeretto e Marchese, che hanno questo resort piccolino, meno di 30 camere. E Menditto è stato il sous chef di Donato Ascani per 7 anni, prima ha lavorato con noi a Milano, poi è passato da Bergamo e ha fatto il sous chef a Venezia per 7 anni, poi si è lanciato come responsabile, è stato il primo che ha fatto tutte le partite, tutti i ristoranti, e poi ha aperto la sua esperienza e ha conquistato la stella Michelin anche lui, bravo. Mi sono divertito a confrontarmi con un mondo diverso da quello che è la gastronomia gourmet, con i Pain de Nuze, che sono 8 posti a Milano, ce n'è uno in Liguria che fa la stagione, apre la mattina presto, chiude la sera tardi, e lì mi sono confrontato più con l'esperienza, l'aperitivo che diventa cena, il caffè in piedi, è un altro mestiere, pertanto i fondatori di questo brand mi hanno coinvolto come socio. Da solo avrei fatto solo dei disastri, perché servono competenze specifiche che non ho, mentre se c'è da fare bene una brioche o un piatto mi diverte. Insomma. Ci sono
No, la curiosità è come diavolo fai a gestire tutto? Cioè... Questa è una cosa molto italiana, devo stare attento alla risposta. Quando uno fa tante cose, mio papà è stato il primo a... mi sono arrabbiato tantissimo, lui non si spiegava all'inizio in che modo io avrei potuto avere, non successo, ma un risultato positivo. E quindi la paura che lui aveva faceva pensare che non credesse in me. E mi ha fatto venire dentro un carattere a volte anche da pronto per lo psichiatra, perché se sei circondato da persone che dicevano non lo posso fare io, figurati se lo fa lui, ti guardano sempre con un ghigno che è un po' Guelfi Ghibellini, come nelle province toscane dove sono nato, che cioè, se uno ha comprato la macchina ha rubato soldi e non ha fatto l'offerta in chiesa. Cioè, bisogna anche essere un po' possibilisti. Io la vedo facile, anzi, se guardo il gruppo di lavoro che abbiamo, riesco a pensarlo anche moltiplicato per 100, perché non mi sento indispensabile, ma sono indispensabili le persone che guidano i progetti. In ogni progetto ho citato delle persone, loro si fanno il mazzo vero. Io con orgoglio li guido, non mi sento inutile, anzi, li guido, ma una volta avviata una cosa e trovate persone responsabili, con la fiducia giusta, conducono bene le cose. Quando ero piccolino, ho uno zio che aveva un ristorante, lui aveva paura che il cameriere rubasse soldi dalla cassa. E lo capisco, perché lavoravano in nero. E è chiaro che se non c'è controllo, non c'è disciplina, è tutto, devi star lì e controllarlo tu, perché se però organizzi tutto, che le comande sono in cucina, si confronta con la ricevuta, insomma, io non ho paura che me li rubano. Se me li rubano me ne accorgo e poi purtroppo li devo licenziare in tronco. È successo 2 volte in 10 anni, ma la cosa più bella è che queste persone si realizzano, sono responsabili, la fiducia li fa sentire al loro posto, danno il meglio di sé e costruiscono la loro identità. Quindi non mi spaventa delegare, anzi, nei rapporti che sono lontani tipo Hong Kong e Dubai, c'è malinconia perché sono lontani, li vedo poco, però il contributo che si dà lo sento e mi gratifica molto. Quindi come faccio? C'è una struttura. No, ma sai, in Italia non è sei un caso, diciamo, mentre all'estero, in Francia soprattutto, anche in Inghilterra. Ho letto ieri caso. Normale, è normale. Lo dicono le fidanzate che sono lasciate, no? Era un caso umano. No, è normale che i grandi chef poi diventino un brand, e questo brand sì, ovviamente lo esportano in più posti. C'è una cosa però sul brand che io ho voluto non fare dall'inizio, perché un noto giornalista mi aveva detto, quando ho aperto il secondo ristorante, se non hai uno standard di cucina fallirai. E ho detto, ecco, un altro mio papà che mi vuole bene ma me l'ha detta male. Quindi ho detto, vabbè, non gli rispondo. Io non volevo fare la replica di un ristorante all'altro e non volevo neanche candidarmi in un fondo per la scalabilità. Volevo che in un paese dove c'è tanta biodiversità, in ogni luogo ci fosse qualcosa di originale e unico. Quindi il talento, il territorio, le persone e quel luogo, grazie, sono tipo applausi, si potessero manifestare al meglio in modo che generino la voglia di fare il viaggio. Invece lo standard che ha fatto Robuchon, tra gli altri, favoloso, è una cosa che io ammiro ma non me la sento. Quindi non voglio fare il risotto di Milano a Venezia. Certo. Desidero che a Venezia si trovi una cosa unica. Ultima domanda sulle stelle, ovviamente, poi iniziamo la ricetta. Ne hai prese tante, delle volte nel nostro mondo dici non è possibile che dove apre Bartolini prende la stella, e io cerco di spiegare paghi, quanto costa? Me l'hanno detto di recente, dice, ma tu, cioè, a chi lo fai il bonifico? No, per me, allora, cerco di spiegare che le stelle non sono la causa, ma sono l'effetto di un lavoro che viene fatto prima, quindi se uno lavora bene la stella arriva, è probabile, hai la fortuna che... di avere l'ispettore dentro che, sì, che ci viene, insomma, in Umbria non sono passati per 2 anni, sono passati. All'inizio aprivamo ristoranti e aspettavi un anno o due per avere un po' di sedie occupate, adesso succede più rapidamente, è un effetto di solidità, cioè se hai già fatto altre cose che rassicurano l'avventore, uso un termine commerciale, è chiaro che l'avventore rassicurato prenota prima o è più curioso di vedere cosa c'è di nuovo, è un effetto anche di merito per un percorso svolto, poi ogni volta uno decide se in effetti vale la pena o no.
Poi se uno va sui TripAdvisor, vede le recensioni, magari trova uno schema diverso. Certo. Allora, chef, faccio velocissimo le ultime due cose. Ultime due cose, poi iniziamo. Intanto metto qua del sale grosso, poi vi dico perché. Un chilo. Vai. E accendo. Piano piano. Ci metto dei semi di finocchio e del cumino. Una bella mescolata. Voilà. E lo chiudo, lo scaldo un po'. Vi racconto ancora due cose. Ritorniamo alle slide, se si può. C'è un nuovo progetto a Parma che forse nei prossimi mesi aprirà, dico forse perché è da due anni che diciamo presto aprirà, per questioni di permessi, di forniture, eccetera, dobbiamo pazientare. E l'anno scorso a furore abbiamo aperto questo nuovo albergo di 37 camere, bellissimo, in mezzo al blu, ha ricevuto la stella Michelin, aperto a giugno, meno male. Bonifico è partito, quindi. Io non pensavo perché insomma prendo a giugno, però si vede che hanno avuto tempo di verificare la bontà dello chef Vincenzo Russo con Raffaele Rispoli che ha funzionato. Poi sempre un po' di pubblicità, seguo dal 2014 un ristorante a Dubai che si chiama Roberto's, che è diventato un franchising che si è poi allargato al Montenegro, Doha, Riyadh, Amman, presto a Jeddah. Spiga e Fiamma sempre dal 2014 a Hong Kong. Spiga 2014, Fiamma durante il Covid è stato il primo ristorante che via WhatsApp ho curato l'apertura, ma essendo che non si poteva viaggiare è stato fatto da distanza. Lo chef che era già lì ha fatto un buon lavoro e sta funzionando bene. Amici è la prima esperienza di Bali, invece un'isola che forse diventerà la nostra Ibiza, un po' lo è già. C'è benessere, a livello culturale stanno crescendo, quindi siamo un po' pionieri su una cucina leggermente più gourmet, però vedo che viene molto apprezzata, quindi bene. Un riassuntino commerciale. Faccio un riassunto. 30 insegne, i collaboratori sono tanti, le stelle sono diventate 13 con furore, è una squadra sola. Talento e territorio, come vi ho raccontato, è un po' quello che vogliamo raccontare come team di lavoro, che in ogni posto c'è un talento che si esprime e rende la cosa unica e originale. Magari non vi piace, però è originale. Un applauso, dai. Grazie. Grazie. Se passava un altro minuto ve lo chiedevo, perché se no... No, faccio una carrellata di piatti, come erano prima e dopo, e vi dico una cosa, vedete c'è un po' di differenza tra com'era e poi com'è diventato, cioè alcuni piatti si sono evoluti, si chiamano magari allo stesso modo, però mentre prima era una bontà con tecnica, ingrediente e gusto, poi abbiamo aggiunto anche l'approfondimento che ogni elemento, ogni gesto nel piatto fosse speciale. E quindi alcuni piatti si sono allargati, altri sono concentrati per poter raccontare meglio l'essenza dell'idea. Ad esempio questa era una crema bruciata col sifone, una crema inglese di tipo zabaione bruciata, sotto si trovavano meringhe, ciliegie, un po' come la coppa d'oro alla marena, però quella golosità trovata in un dessert moderno. È diventato uno zabaione col gelato al pistacchio, intinto nell'olio extravergine, con l'insalatina di arance. Cioè, da raccontare è quasi palloso, però è buono e facile da mangiare. E in più quando lo vedi c'è la scenografia. È presentato che si impiatta a tavola, c'è l'effetto del ghiaccio secco, della affumicatura. Allora, quando... Tra di noi sento un ragazzo che ha appena aperto il ristorante che si paragona a quello che ha due stelle e dice ma io cucino meglio di lui. No, uno non è vero, te lo dico io. Due, non stare a pensarlo neanche, fa qualcosa perché la gente capisca che quel messaggio che tu vorresti sentirti dire lo possa dire senza che tu glielo chiedi. Allora, anziché tirar fuori l'ego, prova a fare delle cose davvero speciali, prova a condividere col tuo team di cucina, anche con quello di sala, quando tutto gira alla grande e avete smesso di fare critica a voi stessi, allora avete gli elementi per pretendere qualcosina, se no muti, il cliente mangia, va via, e gli lascio un ricordo, non torna, fatti due domande.
non torna ma ne parla, complimenti, quello è il marketing giusto, perché io sono stato a 19 anni in un 3 stelle, non ci sono mai tornato, ma ne parlo da allora, era Pierre Garnier. Non è che non ci sono tornato perché non mi è piaciuto, non ho avuto occasione, ma è stata la prima volta in un 3 stelle, per me è stata pazzesca, e allora non lo sapevo apprezzare. Rischiavo quasi di fare delle critiche perché era troppo per me, ma ad oggi mi ricordo più cose di allora, quindi sono stato uno dei primi, uno dei tanti che ne parla bene, e quindi motiva quel ristorante a essere ancora vivo e approfondire gli argomenti. Prima le alici si vedevano così, adesso si infilano un'ostrica con del caviale. Il manzo era una battuta, poi è diventato una tartare col gelato alla senape, con una gelatina di brodo. Vado veloce, speriamo ci venga appetito. Il piccione erano tre elementi ben cucinati, saporiti, poi sono diventati ognuno degli elementi articolati, ma soprattutto ogni cosa, anche quando si separa, deve dialogare. Cioè non c'è motivo di mettere una cosa al lato del piatto se non entra in sintonia col piatto stesso, o se quando la mangio non è la temperatura giusta. Ci vuole un po' di ossessione per giustificare l'elaborazione, altrimenti una fetta di culatello è pazzesca. Perché andare a cucinare in 10 a fare delle cose che ci riempiono di fatica e poca soddisfazione? Il piccione. Servizio di sala, vi ho detto, in un posto dove si cucina bene ci si va con gli amici appassionati di cibo. Se c'è un buon servizio di sala, una bella location, ci si va con chiunque. Se poi si mangia anche bene, allora è fatta. Però se è solo cucina, mentre eticamente ha un senso, non è abbastanza per poterci rivolgere a un mondo più ampio che di cucina non gliene frega niente, oppure non hanno palato. Per poter dare una cosa buona bisogna rivolgerci anche a chi il palato non ce l'ha. E allora è giusto mettersi a servizio degli ospiti, facendo un buon servizio di sala, curando l'ambiente e l'atmosfera. Quando è tutto in ordine, i piatti non possono essere sbagliati. Possono magari essere semplici o meno elaborati, però devono essere coerenti con quello che noi vogliamo raccontare. Il menù. Sto sforando. Non so quanto ci metti a cucinare, ma... Dai, vabbè, concediamoci un quarto d'ora. No, assolutamente, molto interessante. Se Cancelloni è d'accordo, io vado avanti. Il menù, oggi la tendenza è quella di farli fissi oppure più compatti, e io ci credo, perché se è vero che do il meglio per gli ospiti, cioè non è che improvviso, cioè ho pensato qualcosa che potevo dare agli ospiti, il meglio che potevo oggi, l'ospite viene da me per quello. E allora se ho meno scelta per fare meglio, è digerito. Non è un togliere servizio, ma è aggiungerlo. Va pensato e fatto. Non è obbligatorio fare menù degustazione di 20 piatti se si ha una cucina ricca. Tipo io amo i piatti un po' più ricchi, un po' più conditi. Un menù di 15 piatti da me morite. Non per la quantità, perché sono piatti che hanno un impegno di palato non banale. Ci sono chef che fanno una cucina straordinaria, più delicata, allora puoi fare 20 assaggi. Però bisogna farci un'analisi e decidere, non è che bisogna far così, è un manuale. Allora, questo è interessante, Enrico, secondo me, perché la tendenza dell'alta, altissima cucina è quella di proporre il menù degustazione. Domani c'è Mauro Uliassi, che da questo punto di vista sono 20 anni che fa il suo lab ogni anno, quindi noi andiamo in pellegrinaggio da lui a assaggiare il menù. Io però sono un nostalgico della carta, nel senso che a me piace andare in un grande ristorante, mangiarmi due piatti e trovare soddisfazione. Tu che ne pensi? Faccio una cosa, ve la racconto tra un attimo. Abbassiamo un po', mettiamo un timer, 3 minuti, poi vi dico perché. Ok. Un'altra esperienza nel lavoro che ho fatto all'estero è che quando vai all'estero la gente vuole assolutamente riconoscere che sei italiano. Quindi le prime volte, senza la pizza, gli spaghetti al pomodoro, l'osso buco, sembrava di non aver fatto un ristorante italiano. E l'ospite, diciamo, meno appassionato ti guardava con sospetto. Pertanto il dialogo che ho avuto con Hong Kong e Dubai all'inizio è stato di fare delle cose comprensibili e vedere quando gli ospiti ti danno fiducia per poterti esprimere un po' di più con creatività. Altrimenti tu fai un buon lavoro, te la tiri anche un po', ma il ristorante non funziona, non gira, e le sedie vuote sono il segnale che manca qualcosa. Il costo dei ristoranti è aumentato molto.
Io avevo paura a mettere i secondi, cioè il main course, sopra i 30 euro quando ho aperto il primo, perché dicevo, mi dicono già che sono caro, figurati se gliene chiedo 35 come si fa. Oggi non ho paura a chiederne 80 per un piatto, o anche 100, se ne vale la pena. Cioè se quando lo mangio mi dà soddisfazione e quello è il costo vero, perché è calcolato, di quel piatto, io non ho paura a chiederlo, lo metto in menù e di solito è il primo a essere scelto perché la gente ti dà fiducia. 100 euro sono davvero tanti, però non è una questione di numero, è questione di dire questa è una cosa giusta, è giusto che ci sia una marginalità, che uno decide se da studio di settore o meno, e il costo che quel piatto richiede per essere fatto bene bisogna avere il coraggio di chiederlo, altrimenti ci si posiziona male, si rischia di lavorare in rimessa e poi c'è la frustrazione di non essere capiti. Invece siamo noi a dover essere determinati e dire se una pizza buona, quella a tavola costa 20 euro, non posso farla pagare 12. Se la gente si aspetta una pizza da 12 euro o non faccio quella lì, oppure trovo il sistema pian piano di ne aggiungo una da 20 euro nel menù insieme alle altre. Se la gente lo prende, poi pian piano tutte le altre gli vanno dietro. E così ci si posiziona con personalità e coerenza anche per sostenere l'attività. Da domani tutti aumentano i prezzi. Cosa si comunica? La verità. La gente oggi sa tutto, va su internet, fa qualsiasi cosa rapidamente, quindi non dobbiamo dire le bugie. Se prendo al mercato il radicchio di Chioggia, racconto radicchio di Chioggia senza girarci intorno. Faccio breve così. Però questa è la chiusura. Talento territorio all'italiana è un po' lo slogan di oggi, perché se non c'è un tuo slogan sembra che non hai fatto il compito a casa. Mi piace dire che siamo i primi a dare l'esempio, perché nel mondo gli italiani, soprattutto all'estero, hanno raccontato l'italianità, hanno generato tanti movimenti, alcuni oggi li critichiamo perché ce li rubano, tipo a me non piace tradurre il nome degli ingredienti, io mi chiamo Enrico, non è che a Hong Kong mi chiamano Eric o Ricky, cioè, mi chiamano Enrico, quindi il parmigiano reggiano non è parmesan mai, per non far confusione, ma nel menù deve essere scritto parmigiano reggiano. Questo siamo noi i primi a dover essere disciplinati e colti per poter raccontare delle belle cose. E quindi orgoglio e gioia, andiamo sul rombo. Allora, innanzitutto dici la ricetta, perché ancora non ce l'hai. Sì. Allora, se arriva... Rombo in rosso. Il video. Voilà. Sei partito quindi da una cottura... Andiamo dall'alto, sì. Allora, in una pentola ho messo del sale grosso, con pochissima acqua e ci ho appoggiato sul rombo con la pelle. Vedete? L'ho condito solo con dei semi di finocchio e di cumino. Voilà. Avrei potuto anche proteggerlo con delle foglie o con altro, però così si vede meglio. L'ho tenuto per 3 minuti sulla parte della pelle bianca, adesso altri 3 minuti sull'altra parte, per un trancio di 1,20 m, 1,5 m. Questa è una cottura al sale, oggi si fa una cucina sana, quindi per concentrare il sapore, il rombo è un pesce un po' grasso. Allora, abbiamo fatto degli esperimenti, oggi va di moda la frollatura anche del pesce. Io ho fatto un po' di assaggi, per me non è facilmente digeribile quando la frollatura del pesce supera i 2 giorni. Ne riconosco la bontà. Ne riconosco l'obiettivo che lo chef che lo fa vuole raggiungere, però a livello di piacere di papille ho fatto una scelta che è di fermarsi un pelino prima. La tosse è emozione, non è sete. Sì, vabbè, bevo, grazie. Perché hai scelto questa ricetta da presentare oggi? C'ha un pensiero particolare? Per anni sono stato associato alle Rape Rosse per questo risotto, che avevano già fatto altri, ma io l'ho fatto più a lungo, me l'hanno assegnato come una ricetta signature e quindi ho messo le Rape Rosse in un altro piatto per vedere se distraggo un po'. Non che mi sia stufato di fare risotto alle Rape Rosse, però dopo 19 anni... No. Grazie, grazie. Sì, oggettivamente è uno dei piatti più longevi che io ho mai incontrato nella mia carriera. E beh, è buono, è divertente, insomma, c'è il suo perché.
però dopo un po', insomma. Bene, allora una cottura sana, quindi il sale con poca acqua o vino bianco, con il profumo di finocchio un po' toscano, con il vapore cuoce, adesso lo spengo per l'ultimo minuto, si lascia riposare un po', e quindi è un po' come la cottura al sale che si fa intero, in questo modo quell'effetto, anziché di fare il pesce intero al forno, visto che si lavora sempre con porzioni piccole, fa brutto cuocere un pesce intero e poi ti do un cucchiaino, magari lo paghi, mi paghi il rombo perché te lo faccio pagare un sacco, però far spreco oggi no. Allora, riuscire a fare questa cottura in un trancio piccolo ci permette di avere quel tipo di cottura che lo rende succulento, fondente, concentra i sapori. Una cosa che mi piace anche negli arrosti di carne è, dice che vanno via i succhi, no, bisogna trattenerli e caramellizzarli all'interno dell'ingrediente così che la succulenza aumenti e diventi fondente la ricetta, anche se non ci aggiungo altro. Allora, va avanti così, si chiama rombo in rosso. Ci sono altri elementi un po' golosi. Uno è più toscano di altri perché è una salsa di fegatini che abbiamo fatto un po' come quando si fa il patè al vinsanto con quei sapori. Ovviamente è un po' più delicato. Una cosa che mi ha affascinato negli ultimi anni è quella di trovare l'eleganza delle salse. Le salse pasticciano di solito. E nella cucina delle nonne che amo c'è il dito d'olio. Allora, non voglio né imitare la nonna, perché lei cucina già da Dio, lei chiunque sia, io non ho più la nonna, ma ci sono tante zie che mi fanno dei mangiarini pazzeschi. Ecco, quindi riuscire a fare delle salse che hanno identità, eleganza e riescono a concentrare i sapori senza essere slavate è un bel obiettivo. La rosolatura, la tostatura dei fegatini è un attimo che diventano amari, asciutti. In questo caso si riesce ad avere una buona eleganza senza l'uso del vino, del vinsanto, ma con le verdure più dolci si riesce a concentrare un sapore che rende elegante poi l'assaggio. La piastra, questa è grossa, si usa più piccolina. Poi ho fatto un sugo di rape rosse, che è questo, e non potevo non farlo. Soprattutto sono partito dalle ali del rombo, da tutti i collageni. Una cosa bella è capire la rosolatura come si fa. Io faccio sempre il paragone come guidare sulla neve. Se vado piano piano e mantengo uniforme l'accelerazione, arrivo fino in cima. Non appena alzo un po' la velocità o la rallento, inizio a derapare. Nella rosolatura è la stessa cosa. Se comincio la rosolatura, quel rumorino, e lo porto fino alla fine, riesco dolcemente a estrarre tutti i liquidi dell'ingrediente, caramellizzare, tostare, concentrare, questo anche nella zuppa di verdure, e quindi riesco a portare a cottura l'ingrediente entrando dentro, non solo la tostatura fuori. Riesco piano piano, tipo la cipolla, qui ho fatto uno scalogno proprio con la stessa teoria, che adesso preparo scaldato. Se voglio ottenere la dolcezza della cipolla o dello scalogno, è importante che faccio fuoriuscire l'acqua molto dolcemente. Quindi lo metto sul fuoco, inizia la rosolatura, quando sento quel rumore lieve lo mantengo fino alla fine. Questa tecnica è molto normale, però deve essere fatta bene. Nel pesce si esalta molto di più se si sbaglia. Pensate al cacciucco. Se si rosola lo scorfano o i crostacei e si accelera un po' la temperatura, la tostatura, subito vanno sull'amaro. Se invece si riesce a pazientare, fare una zuppa di pesce, un pentolone di 4 litri di risultato, ci vuole una giornata intera. Bisogna essere pazienti e rosolare dolcemente. Questa dolcezza poi si ritrova nel palato, perché lo rende succulento come un dessert, anziché essere ricco e fuoriesce il colesterolo, il grasso. È una finezza che c'è una spia che forse non gli piace. Proviamo a invertire.
Non chiamo il tecnico, faccio da solo. Questa gli piace, dai, va bene. Allora, abbiamo il sugo di rape rosse. Senti, questo piatto è in carta in uno dei tuoi ristoranti? Questo è stato in carta finora e ci sarà ancora fino a metà marzo. Poi stiamo preparando il nuovo menù perché arrivano le primizie e non vediamo l'ora, tra l'altro. Pertanto saremo lieti di sostituirlo. Però è ancora in stagione. Queste sono le lumachine di mare, a qualcuno non piacciono, se me lo dicono non le metto, però hanno un morso che in questo piatto stanno bene. Le facciamo rinvenire con la sua acqua di cottura nello scalogno. Quindi lo scalogno consumato lentamente con un pochino di acidità. Ci metto, essendo ormai mezzo milanese, un pochino di burro, se no sembra che non hai cucinato. Ma io sono pro burro, quindi vabbè. Sì, no, beh, ovviamente io amo l'olio extravergine, però non è che mi fa schifo il burro se è buono. Poi ci strappo un po' di finocchietto fresco. Voilà. Ho sforato tanto? No, siamo nei tempi. Hai lasciato l'orologio fuori. 5 minuti e siamo... va bene, ce la facciamo. Allora, ricapitolo, sugo di fegatini. Sugo di rape rosse, un bellissimo piatto Aura in Corten. Dov'è la signora che li produce? Si alza la mano, gli facciamo un applauso che sono bellissimi. Questa, sì. La trovate all'uscita con il blocco ordini per eventuali acquisti. Senti chef, può essere interessante anche per il pubblico capire in un grande ristorante come il tuo come nasce un piatto del genere, da dove si parte? Si parte dalla materia prima, ci si confronta, si studiano i gusti? Ogni piatto ha la sua storia, mi dico come fai a fare un piatto nuovo? Che ne so, non è che vai al mercato e vedi una cosa e ti viene l'idea, a volte sì, però... All'inizio noi riuscivamo a fare insomma, una dozzina di piatti al mese, quindi potevi cambiare il menù anche 2 volte al mese. Adesso siamo molto severi, fare un piatto nuovo è difficile. Tipo il menù che uscirà a marzo ha scartato 30 di piatti, ma non scartati che non erano buoni, è che o gli manca la scenografia, o non sono coerenti col percorso, oppure c'è un eccesso di calorie, oppure per farlo buono c'è un ingrediente che non c'entra niente con quello che stiamo pensando. Allora, una serie di elementi che rendono le cose più complicate da esporre. Pensate, dopo tutte queste riflessioni, arriva un critico e ti dice è giusto che chi viene da noi possa... emozionarsi ma anche raccontarci il proprio punto di vista e noi non dobbiamo sentirci falliti quando ci dicono qualcosa. Ci sono critici e critici, però per esempio nel mio caso c'è sempre stato un confronto, no? Con gli chef. No, anzi. Ma parlo anche un cliente, se un cliente viene al ristorante ed è a disagio perché ha discusso nella coppia, noi il nostro lavoro non è imporgli la nostra visione di cucina, è farli uscire che hanno fatto pace. Insieme a tanto buon cibo, tanto buon vino, il conto più alto possibile, eccetera, eccetera. Quindi il rombo dopo un po' ha deciso di essere cotto, io tolgo, si vede? Sì. Ah, quindi c'era la pelle bianca sopra. Lo stacco col cucchiaio facilmente, mi sono messo, ecco, che bravi, complimenti regia, ecco qua. Quindi con facilità si toglie. Io preferisco questa parte, le alucce sono la parte più succulenta ovviamente, si stacca con facilità, si fa solo attenzione che non ci siano delle lische, perché può capitare, ma se capita domani sei su tutti i siti che c'era una lisca nel piatto con 3 stelle Michelin e quindi conviene... Quando bene. Un piatto costa 100 euro sì. È auspicabile che non ci sia. Sì, non è il piatto in sé, costa molto di più in realtà. Certo.
8 persone al servizio per 8 tavoli, un sommelier, un assistente e un commis, non è per tirarsela, è che si aggiungono persone se fanno delle cose, non per presenza, per far vedere che è generoso. Quindi se ognuno ha rispettosamente il proprio ruolo e dà un contributo a migliorare il servizio, poi l'ospite decide se vuole quell'insieme di servizi o no. Però è giusto che ci sia anche questo tipo di ristorante. Allora, vado, metto la salsa ottenuta dalla tostatura delle collagini del rombo. Ecco qua. Faccio, tanto non lo dovete mangiare, faccio una piccola dose. Se venite al ristorante ve lo faccio più grosso, eh. Non andate in giro che si mangia poco, che non è vero. Poi le lumachine passate nello scalogno, ci sta bene il profumo del limone, del finocchietto, del prezzemolo. Poi, voilà, arricchite così. Il sugo di fegatini lo sporchiamo un po', che pian piano si nappa, e poi con la rapa rossa ho fatto una cosa più moderna, che appoggio sopra, quindi frullata. Si può usare la pectina per far veloce, oppure usando la mela verde frullandolo, si lascia essiccare a 60 gradi e naturalmente si ottiene la pellicola. Si può bagnare per far veloce, oppure si appoggia sopra e il calore del piatto pian piano la rende morbida e fa tipo una crosticina. Quindi questo è il rombo in rosso, che è buonissimo, ma ve lo dovete fidare. Perché... Grazie chef. Grazie. Allora, domandina, qualche... siamo in orario perfetto, è vero? Puoi aggiungere un ultimo saluto, un'ultima suggestione, se no ti salutiamo e ti ringraziamo. Venga, venga, maestro. Fabio. Mi introduco rapidamente, non era previsto, purtroppo non ho assistito allo show. Però c'è sempre quello delle tre. Pomeriggio recuperiamo, bene. Ho corso proprio per arrivare in tempo, per ringraziare lo chef. Grazie di avere accettato il nostro invito, a voi di avere partecipato ad un evento, devo dire, particolare. E lo vorrei ringraziare, io ho avuto modo ieri sera di accoglierlo. E le 13 stelle, 14, quante sono? 13, sì, vabbè. Numerose. Le 13 stelle non sono meritate solo, e solo si fa per dire, dal punto di vista professionale, ma ho scoperto un uomo con una grande, oltre che una grande professionalità, una grande umiltà e una grande empatia. Una persona davvero... Porta a casa, grazie. Ma comprenderete dal mio tono di voce, dalle mie parole, che non è piangeria. Grazie, grazie. È la realtà. È stata veramente una sorpresa perché, consentitemelo, nella sua condizione un pochino se la poteva anche tirare. E invece ho scoperto una persona davvero di grande empatia. Sì, però ho perso l'accento toscano. Grazie. Grazie per avere. Siamo orgogliosi di avere ospitato Enrico, grazie, Bartolini. Grazie. Ti devo confessare una cosa, quando 2 anni fa ai miei ho detto chi portiamo? Io ho detto voglio portare Enrico Bartolini. E beh, qualcuno dei miei ha sorriso come a dire ma dove vai? Enrico, vero? Non ci verrà mai. Due anni fa, invece, pensa adesso. Anch'io con la mia buona dose di umiltà e credo anche un pizzico di empatia sono andato a trovarlo a Milano, sì. E lì ho cominciato a scoprire una persona che mi ha dato appuntamento alle 4 e alle 4 si è presentato. Quindi da lì è nata questa cosa e oggi con orgoglio dico, qualcuno dei miei non ci credeva, però eccolo, no, Enrico, grazie, Bartolini, grazie. È qui. Grazie. Grazie a tutti voi. Aggiungo, visto che va così non sente complimenti, questo tipo di iniziative sono uno sforzo che uno decide di fare. Da un lato sono un investimento, ma mettono insieme tante persone, tanti colleghi, tante istituzioni
e in Italia si è soliti criticarle un po'. Vi faccio l'esempio Expo. Io ero fuori Milano nel 2015 e in quel periodo, i 6 mesi precedenti, mi hanno chiesto di fare nel gruppo dei 12 ambasciatori Expo alcune iniziative. Ogni volta che mi sedevo al tavolo, io tendo a alzarmi se sento che c'è un clima che non mi piace, cioè non mi sento obbligato a fare le cose. Ebbene, in Expo c'era questa voglia di criticare, di invidiare, di piangersi addosso, di... sembrava che falliva il mondo e che sprecavamo denaro, sprecavamo delle opportunità. Questo è nostro solito. E io già da prima mi sentivo forte di dire: c'è una grande opportunità, nel mondo sono rimasti monumenti internazionali tipo la Torre Eiffel nelle città, quindi proviamo a dare il nostro contributo nel nostro ruolo. Non siamo opinionisti, io faccio il cuoco, cucino al meglio, tu fai l'avvocato, difendi al meglio. Ebbene, quando è partito l'Expo, di nuovo sembrava che avesse svuotato la città, perché in città non c'era nessuno, tutti andavano nella fiera e quindi l'albergo... Ma in Milano è rinata con l'Expo. Cioè... È nata con l'Expo, è vero, ma è uno dei tanti esempi che si possono fare. Ci sono stati i mondiali, ci sarà Milano Cortina, insomma. Ogni volta che c'è un'iniziativa come questa, nel territorio succede qualcosa che a cascata poi comunica e invoglia la visita. Ogni volta che ci sono le Olimpiadi in un paese, vedete a Torino 2004, negli anni successivi Torino è stata oggetto di attenzione turistica, è cresciuto il numero dei ristoranti, di alberghi, l'ospitalità. Quindi mi auguro che questa iniziativa così ben fatta sia uno stimolo per questo territorio che è meraviglioso, ma come tante province italiane a volte ha dei difetti per essere raggiunto, per essere vissuto. Quindi il contributo di chi lo vive è la cosa più bella che si possa trovare. Io sarò un testimone di una bella esperienza e grazie. Grazie a te, chef. Salutiamo Enrico, lo ringraziamo e ci vediamo alla prossima presentazione. Alle 3. Grazie. Grazie. Mattia e Rebecca, sono stati qui a guardare, perdonatemi. Grazie. Se vogliono, sì, sì. Tolgo il microfono. Money just can't buy.